Bene, allora, tanto voglio capire una cosa, Lanzillotta, ma chi sono le resistenze pazzesche secondo lei di cui parla il ministro Passera? Nel senso che qui abbiamo un governo tecnico che ha un ampissimo, lo vedremo oggi, consenso in Parlamento. Quindi quando si parla di resistenze pazzesche, parliamo di deputati, parliamo di parlamentari o di resistenze esterne che lo condizionano? Beh, sono le resistenze esterne che si manifestano e si rappresentano attraverso i parlamentari, perché la Commissione Bilancio della Camera l'altro giorno si sono manifestate fisicamente i portavoce molto determinati degli interessi settoriali, cioè di quelli che difendono i loro interessi, anche legittimi. Il punto è che la politica e il Parlamento deve adottare delle decisioni nell'interesse di tutti, in particolare in un momento in cui i problemi fondamentali degli italiani sono il fatto che non si cresce, che c'è la disoccupazione e che i redditi si impoveriscono. Un governo tecnico che non ha bisogno del consenso politico, perché la sua missione è a termine e deve fare le cose che la politica purtroppo non è riuscita a fare. E io ritengo che questo sia uno dei motivi della crisi della politica, cioè il fatto che non abbia saputo fare il suo mestiere, ma ora il governo tecnico deve andarci giù duro, come dire, no? E cioè, abbiamo sentito che Cadrigalà ha annunciato, insomma, sì, a gennaio ci riproviamo, andremo secchi, lo faremo. Cadrigalà, diciamo, sta incominciando ad assaggiare la durezza del governare, che è qualcosa di un po' più difficile che fare l'autorità indipendente. È difficile, è diverso. Sì, è molto più difficile, ma io vorrei che la prossima volta sul pacchetto delle liberalizzazioni, che io mi auguro sia presentato nel più breve tempo possibile, sia messa la fiducia, come sulle pensioni, come sulle tasse, come su tutte le altre medicine amare che giustamente, necessariamente, gli italiani devono assumere in questi giorni. Adesso entriamo che vengono fatti. Una delle istituzioni su cui c'è maggior fiducia in Italia è la farmacia, cioè è considerato uno dei luoghi dove il cittadino si sente più a suo agio. Ha ragione però il presidente Racca, Lanzillotta, perché la vedeva un po' critica. Diciamo che io capisco, perché l'anziano ha un presidio nel territorio. Il problema è però non sotto casa, perché le farmacie sono un numero chiuso preserva una certa rendita, cioè un certo reddito a favore di una categoria. Il problema qual è? Quello di diminuire questo più di guadagno dei farmacisti, che non è giustificato da un valore intrinseco di ciò che si acquista, e redistribuirlo ai cittadini in un momento in cui questo è indispensabile per due motivi. Uno, perché i cittadini hanno meno soldi di prima, e secondo perché questo fa aumentare l'occupazione, fa aumentare le possibilità di impiego. Si chiede all'anziano, ma l'anziano forse sarà informato ancor meno del giovane, che diceva: ma qual è la differenza tra farmacia e parafarmacia? Cioè, l'anziano gli si propone di togliere qualcosa senza dire cosa gli si darebbe in cambio. Quindi il punto è questo: o liberalizziamo la vendita o liberalizziamo le farmacie, cioè che ognuno, come vuole, cioè, fa una farmacia. Dice Lanzillotta: o apriamo, che si può aprire la farmacia chiunque, è farmacista naturalmente, senza più le cosiddette piante organiche. Adesso solo qui il fatto. Aspetta un attimo, mi faccio sentire su questo la Lanzillotta. Cioè, questa loro obiezione di dire: a Roma c'è un bacino di taxi, a Milano c'è un bacino di taxi, perché deve arrivarne uno da fuori e prendere il nostro cliente? Sprovvisto il proprio territorio. Sprovvisto il territorio. Lei come risponde, Lanzillotta, il governo a cui lei faceva, di cui lei faceva parte, insomma, sui taxi la fece la battaglia, creò molti tassisti, perché sono nati molti dall'aumento delle licenze. Guardi, non c'è dubbio che quello dei taxi è un tema molto molto complicato. Ma secondo me anche perché c'è stata da parte dei tassisti una resistenza a modernizzare il sistema, cioè quando si dice i comuni regolano ma sono liberi di determinare le licenze, questo non è vero, perché noi ricordiamo che quando a Roma si è tentato di aumentare il numero di licenze c'è stata la rivoluzione. Allora, mi pare se ne sono uscite 2000, però. Ce ne sono state 15 anni per uscire 2000 in più. 2000 licenze in più a Roma fatte attraverso... Le 2000 sono state date, essendo state due anni fa, essendo state deliberate 10 anni prima, quando io ero nella giunta di Roma. Quindi è una resistenza molto grande,
che a mio avviso non parte da un'analisi effettivamente dello standard di servizio che bisogna, perché con tutto il rispetto dei tassisti, quello che bisogna garantire in una grande metropoli come Roma è che ci sia il numero di taxi e la qualità di taxi, vorrei anche dire, perché è vero che le limitazioni per esempio ci sono a Parigi, però a Parigi se lei prende un taxi prende una Mercedes nuova, una Peugeot pulita, con un tassista, diciamo, ben vestito e ordinato, mentre a Roma prende una 600 scassata che se prende una buca ci rimane col mal di schiena per tutta la vita, senza nessuna, diciamo che a New York va peggio però. Attenzione, sì, però almeno, però almeno a New York fa così e si ferma il taxi. Mentre invece a Roma noi abbiamo l'unica città in cui sono gli utenti che fanno la fila per aspettare il taxi, invece che i taxi che fanno la fila per aspettare gli utenti. E quello dice lei è un problema. All'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ci sono in attesa, c'è sempre il numero, no? In un quadrante luminoso, mediamente alcune migliaia di taxi che aspettano di raccogliere. A Fiumicino non ci sono. No, a Fiumicino non ci sono. Non ci sono. A Fiumicino io arrivo alle 8 di mattina e devo aspettare che un signore che non so bene chi sia mi dica. Il capoturno, dice Bittare. Se gli chiede quant'è, dove va. E poi forse arriva alla stazione Termini. Se lei arriva nelle ore di punta o alle 8 o con i treni ad alta velocità o, Dio non voglia, la sera, aspetta un'ora per prendere un taxi. Quindi una resistenza, allora, diciamo, dice la Lanzillotta. Allora, il punto è questo, bisogna dare un'offerta adeguata ai bisogni della città. Allora. E le categorie che hanno delle illegittime... Però loro hanno, per esempio, hanno rifiutato anche un'offerta che a suo tempo era stata fatta ai tempi di Bersani, quando avevamo liberalizzato col decreto Bersani, e cioè quella che loro dicono, noi abbiamo pagato la licenza, questo capitale si svaluta. Noi avevamo proposto, benissimo, raddoppiamo dando a ciascun tassista una licenza in più. Non ci sono stati. No, perché il problema è che non vogliono aumentare l'offerta. Allora, sono rimasti 2.000.